Attenzione, stiamo andando quindi all'ufficio della polizia di nuovo. Man, I can't believe Bron lied. I mean, I may not be the guy's biggest fan, but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? I know you've been waiting for something like this. Something that proves Eddie's an asshole. But gloating about it is really not cool. Attenzione. It's Tina. I gotta take this. Yeah, just a sec. I'm parking the car. Stavo dicendo, cavolo, risponde al telefono in auto. Ok, hanno fatto la cosa che si fa. Si usano gli auricolari, si usano. Guess I'll just go stretch my legs then. No, just give me a sec. Quindi usiamo lui, sicuro. Non usiamo lei, mi sa tanto, stavolta usiamo lui. Ok, Tina, what's going on? Hi, hon. I've got someone who is super interested in seeing the house. Oh, that's amazing. When? They're just in the area for a couple of days, so they'd like to come by day after tomorrow. Oh, I'm not sure it'll be ready. Ok, posso guardarmi intorno adesso. Hon, this guy is very motivated, but I know he's looking at other properties. Not like you've had people breaking down the door. I appreciate that, but we've kind of got a lot going on over here. Okay. Did I mention it would be an all-cash offer? Non è momento giù, facciamola, boh. Tanto devono vendere, quindi. Do it. Yeah? Yep. Great. I'll set it all up and send you the details. Mi sa che ho sbagliato a farlo. Perché mi ha dato la cosa bianca. Prima l'ho fatta e mi ha dato entrambe le cose giuste. Non so se tipo a che cosa è riferito la cosa bianca o le cose giuste. È una cosa che ho notato. Vabbè. Attenzione, c'è un lupo intagliato qua, figo. È un lupo, no? Sì. In a few weeks you'll be able to climb to the top of that waterfall. Oh, è un cane. I'd love to be able to make something like this. Fico. È un cane, mi sa, non è un lupo. Ho detto una cazzata io. Ok, qua l'ho guardato. Di qua si può andare? No, immaginavo che non mi facesse andare oltre. Però vabbè, ok, Tyler è laggiù. Però non voglio andare subito da Tyler. Voglio vedere anche le altre cose. Non voglio andare da lui subito, altrimenti non vediamo un piffero come al solito. Io non so come fa la gente a metterci pochissimo a giocare a sti giochi qua. Cioè io ci metto una vita. Ma perché voglio vedere tutto. Whose votes are you looking to win out here, Tom? The Bears? Tom Vecchi, sindaco, per te. Vicino, affidabile, imprenditore di successo, adorato marito. Dee and I did that trail a couple years ago. We drank ice cold beers when we reached the summit. Percorso lungo il torrente nero. Navette in partenza tutti i giorni da Delos Crossing all'inizio del percorso. Partenza alle 8 davanti al teatro sociale da giugno a settembre. Altre cose non ne vedo, quindi va bene. Vediamo se c'è dell'altro qua. Che non ho visto. Tipo qua. Qua c'è qualcosa. Avviso, durante la risalita dei salmoni da maggio a ottobre la probabilità di imbattersi negli orsi sono maggiori. Fare estrema attenzione lungo tutti i fiumi, sentieri, punti di osservazione e strade ghiacciate. In autunno gli orsi si spostano più in alto per nutrirsi di bacche e andare in letargo per l'inverno. Non dare da mangiare agli orsi. Tenere il cibo ben chiuso e protetto. Stare allerta, imparare a individuare carcasse di pesci e selvaggina e soprofagi. Fare rumore durante le passeggiate, gli orsi non amano le sorprese. Non passeggiare mai da soli. Durante una passeggiata portare sempre con sé lo spray al peperoncino. In caso di incontro con un orso non scappare. Stare fermi, agitare le braccia e parlare ad alta voce. Non salire su alberi e pali, gli orsi sono eccellenti arrampicatori. In caso di attacco violento contrattaccare con forza. Ok, direi che qua non possiamo far niente. Speravo ci fosse qualche oggetto, qualcosa magari che non avevamo visto. Non ho visto tanto che ci... Sento un rumore, ho sentito. Vabbè.
Ok, no, non c'è nient'altro. Andiamo da Tyler, allora. È l'unica. Ho visto che c'era anche un animale vicino a Tyler, quindi magari c'è qualche altro animale che dobbiamo vedere. Vediamo un po'. Eccolo qua. Esame. The artist really nailed this one. Dorian Key. Kinda rings a bell. Dorian Key. È un procione questo qua, una volpe, non si capisce bene. Looks like you found a nice spot. We've been here before, right? Che figata. I feel like I've been here before. Quindi vuol dire che c'è qualche oggetto? Mi vuoi dire? Non sta sbriluccicando, quindi mi sa che oggetti non ce ne sono. Cioè, scusate, cose non ce ne sono. Però oggetti non ne vedo. Boh, io andrei avanti, ragazzi. Cioè, non so sinceramente dove altro, cos'altro fare. Perché qua non vedo niente. No, mi sa di no, ragazzi. Mi sa proprio che non c'è niente qua. Forse ci sono oggetti, mi dispiace, ragazzi, ma non lo troveremo in questo caso. Poi al massimo in una seconda run vedrò tipo dove si trovano gli ultimi oggetti, vai. Comunque, andiamo. So, Tina? Tina West, our realtor? Oh, that Tina. What'd she need? Well, we have an interested buyer. Tina's gonna show him the house day after tomorrow. Oh, great. Apparently he'd be paying cash, but he's just in town for a few days, so... Hmm. I mean, we're not signing anything in blood. It's just a showing. I know. Look, we both need this money. And it'll take at least a few weeks, right? There's plenty of time to figure out all this Marianne stuff. It's fine. You did it. It's done. Let's move on. So, before Tina called, we were talking. Okay. Yeah. I'm not happy your foster father fucked up. Oh yeah? Because you sure sounded like it. He hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. He doesn't get a pass just because this is uncomfortable for you. Huh. I'm not giving him a pass. It's just hard. This whole damn situation is hard. You think I liked learning all that shit about Tessa? This town, these people, they're just memories to you. But it's my home, Tyler. My friends, my family. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. You seem pretty eager to ditch all those friends and family, Allison. Apparently a cash offer is all it takes. I'm ready to move on. But that doesn't mean I want to burn every bridge on my way out. Madonna, ragazzi, che bella... Vabbè, tralasciando che adesso abbiamo una visione, ma... Anzi, un ricordo. Che è bellissima qua. L'atmosfera e la vista, mamma mia. Terrà il broncio tutto il giorno, che bel panorama. Eddie mi aveva avvertito a proposito. Che bel panorama. Che bel panorama. Our hometown looks pretty picturesque from here, doesn't it? You're way more attached to this place than you let on. A proposito della vendita da casa, vuoi ancora vivere nel sottobrado? Dai, aiutami. It's pretty crazy Tina found someone willing to pay cash for a house out here, huh? Yeah, I guess. You guess? That's it? I don't really want to talk about the house right now. Oh, okay. We don't have to. Cioè, cosa ha fatto? Usati i poteri così? Quindi? Cosa dovrei fare io? Sta nevicando. Ha iniziato a nevicare, figo! Hey, you feeling this? Ricorda. Fix
star and I'm the compass. Okay. And Lol. Don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes, you did. Okay, okay, I won't do it again. Attenzione. You were always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt. Sembravamo dei mostri chat, nessun altro poteva giocare con noi. Yeah. I can't believe we played it in public though. We probably looked like tiny freaks shouting nonsense. Well, we were freaks. But that's why we were awesome. You never wished we fit in a little more? Not at all? Nah, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. Hey, I really am sorry I gave Tina an answer without talking to you first. Ah, dovevamo parlarci, non ci ho pensato. You probably made the right call. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. I'm all for enjoying the wins as they come. But maybe not at the expense of my father figure. I'll try my best. Okay. So, I have to warn you. I'm not sure we're getting any answers out of Eddie. Proviamo. We're not 10 years old anymore. È iperprotettivo, direi che è troppo occupato. Iperprotettivo. He tries to protect me from everything. He was always so worried about how I was left out at school, so he'd make me throw these huge birthday parties and invite everyone. And they'd all have to show up because you were the chief's daughter? Bingo. But then they didn't actually talk to me, so I felt like a stranger in my own house. Cavolo, poverina. I can't believe the old cannery is still in business. Plenty more fish in the sea. For now. Okay. Qua era dove c'era lei, pensavo ci fosse qualche oggetto. Boh, mi sa che dobbiamo tornarci indietro, vero? Sicuro? Seguiamo lui, è l'unica. Vediamo se devono fare qualcosa. Anche perché sta qua secondo me è una sezione di salvataggio. E adesso poi inizia l'altra parte. Però tanto tra poco vado a mangiare, ragazzi. E poi continueremo stasera, cioè stanotte che registro. Qua cosa ha visto? Hey, look what I found. Che cosa? Cosa hai trovato? Elisa e Holly. Aha! I knew it was still here. I knew we'd been here before. We claimed it as part of the Ronin Kingdom. And it still is. All it needs is a little update. What are you doing? Yeah, sta facendo. What I wanted to do back then. Tyler, Allison. Guts. There, looking better already. You're right. Way better. Infatti, lo sapevo. Giusto, giusto. Bella sta scena. Bella, molto bella. Comunque secondo me qualche collezionabile c'era qua, eh? Forse anche uno solo, ma c'era, mi sa tanto. Però abbiamo guardato ovunque, strano che non l'abbiamo visto. Vabbè. So, what's the plan? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. All right. Let's try to let him get his side of the story out, okay? Uh-huh. Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Yes, I have it all written down. Have a good day, Mr. Barrow. Okay. Morning, Missy. How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here?
Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Denise, Tyler. Ciao. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, Alex. Attenzione. Hi, Uncle. I'm gonna take Dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. He doesn't seem like he's in the best of moods. Yeah, I don't know what's going on, but he's been a little off all day. Good luck. Ok. Ok, ragazzi, rieccoci. He has an excuse to brush us off. I'm sure he'll have time if we say it's important. Ok, vediamo un po' tutto, vediamo. Oh, hello, hello, middle-aged adult. Everything all right? Quando parte da solo il personaggio mi dà fastidio, non posso fare niente. You can turn that car around. Chief's gonna take care of the victim. Yes. You got my sympathies. Better get cracking on that arrest then. I thought we'd have to rent a backhoe. How is Linda? I feel like I haven't seen her in months. Good. Yeah, she started working over at the high school. Gente Greg. Pay's not great, but she gets to see the kids every day, so. I bet Brendan's thrilled. Oh, yeah. Happy as any teenager who's got to spend extra time with his mom. Well, I'll let you work. No worries. You're not a bother. Alison, stai ferma, per favore, che così riesco a fare le cose. Grazie. Proviamo a parlare con lei. Can you give me her name and date of birth? Okay. Hey. He speaks. How's Delos treating you so far? Fici di vedere Alison, non vedo l'ora di andarmene. Dai. It's been siamo felici di vedere sua sorella. She's been talking non-stop about you lately. I know she's happy to have you here. Hey, been meaning to say, Alison showed us that article you wrote for the Juno Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Adoravo lavorare con quei ragazzi, era un lavoro duro, me ne vado. Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summoned Mount Roberts, man, they were so proud. Felt great. I know exactly what you mean. I, volunteer sometimes with the JCE. You give lectures about police work, lead group talks when I can. Che cos'è CJU? È magnifico. Tutti quelli che lo sanno, ci vediamo in giro. Vuoi sapere cos'è il CGU? JCE? JCE. No. Juno Coalition for Equality? Oh. Oh. È magnifico. Wait, really? That's awesome. Yeah, and I don't mean to preach, but the kids in those groups, be it Fireweed or the JCE, they need people who really understand them. People who know where they're coming from. And will fight for what they need. Anyways, sorry for the rant. Che brava, mamma mia, ragazzi. Bello, bello. Ok, chiacchierata l'abbiamo fatta. Vediamo un po' qua. Questa qua l'abbiamo già vista, mi sembra. Mappa di evacuazione della stazione polizia di Delos Cross. In piano terra, primo piano. Ok. Il problema dei personaggi è che continuano a parlare per i cavoli loro. Io ogni volta devo stare a seguire quello che dicono loro ed è un casino. Allora, vediamo un po'. Guardia nazionale, ruolati. Subito guadagna il 100% della retta per il college. Ancora questo per la bonifica del petrolio. Va bene. Prima protezione, protegge amicazione dei salmoni. Ok, l'avevamo già visto questo qua. Vedete che non è che inquadra bene. Unisciti alla squadra. Babbo. Non c'è niente. Qua ci sono solo scritte cose e basta. Allora, parliamo con sto tipo qua. Posso guardarmi in giro? Posso fare cose in giro? Non c'è niente. Qua ci sono sempre persone scomparse. Prima però l'aveva vista l'altra volta lei. Se qua però l'avevamo già visti comunque. Sì, ma l'altra volta avevamo lei, non avevamo lui. Vediamo, parliamo con lui. Tyler Ronan. Good to see you again. You've gotten tall. That usually happens between ages 11 and 21. Yeah, well, welcome home. Ne è passato di tempo, non starò qui. Ma dai, ne è passato di tempo. Thanks. It's been a while.
So, what brings you two around? Vogliamo vedere il commissario. Luci al neon e cibo puzzolente. Devo andare. No, dai, vogliamo vedere il commissario. We're here to see Chief Brown. Oh boy. What do you do now? Suspects wanted for a felony. Oh, well, don't forget to read him his Miranda rights. So is there anything I can help you with? Com'è andata la tua giornata? Accedere al fascicolo di Marianne. What about you? Oh, prima chiediamogli com'è andata la sua giornata. Busy day around here? No. Oh, the fire alarm went off 3 times in the span of an hour this morning. I thought the chief was gonna rip that alarm right off the wall. Mizzica. Possiamo chiedergli se ci fa vedere. Now, where was I in this report? Ah, right. Mi sa che non possiamo più chiacchierare. Oh, hey, sorry, Tyler. I better finish this or Wilson has a conniption. Ok. Questa l'abbiamo già vista, mi sembra. Se non erro. 1990, 1970, 1980. Ok, qua non c'è scritto nient'altro. Wilson tecnicamente non aveva... No, aspetta, ce n'era uno che aveva la password sulla sua scrivania. Non è questo qua, vero? Guarda. Oh boy, fire drills. Everybody's favorite way to slack off. Hey, is that your desk? Huh? I didn't think so. Move on. Right. Sorry. Esercitazione antincendio. Avviso. Si terranno esercitazioni per evacuazione di emergenza ogni mattina alle 8:30 per tutti i giorni della settimana. Quando l'esercitazione comincia, uscire immediatamente dalla stazione e abbandonare tutti gli effetti personali. Chiudete la porta alle proprie spalle con la maniglia e non con la chiave. Evacuare l'edificio in maniera veloce e ordinata verso l'uscita più vicina. Fare appunto il punto di raccolta designato e attendere istruzioni. Ok. Qua non vedo nient'altro. Qua niente. Sto guardando un po' ovunque in realtà per vedere un po' se ci sono oggetti. Calmati un attimo, adesso andiamo. Lui è tanto è qua. Io posso farmi un po' quel cacchierola che voglio. Anche perché bisogna capire dove caspita sono le password. Perché mi ricordo che diceva delle password. Qua c'era quella forella che avevamo già visto l'altra volta. Sì, che sono le stesse cose, pari pari, perché abbiamo visto ieri sera. E qua direi che non possiamo entrarci, vero? Non ci fa più entrare, ok. Volevo vedere un secondo anche su di sopra se ci possiamo andarci, ma vediamo, magari mi fa tornare su, giù. Ok, ok. Quindi dobbiamo parlare di attente con lui, perfetto. Era per capire. Salve signora. Morning, Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? What's going on, you two? We had a few more questions about our mother. Look, now's not the best time. Casualmente. Maybe we can come back later, then? Excuse me. Come on. Guys, I'm understaffed today. I've got a receptionist out sick, an officer dealing with personal issues. I need to finish taking this woman's statement, and I don't have time to chat right now. We were just hoping for some answers. Well, I don't know what more you think I'm going to say. I already told you everything. I need to get back to this complaint. Sorry, guys. E se la svigna. Di nuovo. Oh, I hate when he's stubborn like that. So what now? Arriveremo alla verità per conto nostro. Non possiamo fare molto. Vai. Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Where do you think they'd stash her file? I don't know. The archive room? Maybe Eddie's office? Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Sì. Go big or go home. Cosa dobbiamo fare quindi? Allison? Dove sarebbe l'archivio però? L'archivio è qua tecnicamente. O è sopra? No, dove cazzo la... lei ci segue però.
Vedi che lei ci segue. Secondo me possiamo salire. Per forza. Holding cell, no. Saliamo sopra. Hey, what are you two up to over there? Everything all right? Yeah, everything's fine. We're just, I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, yeah. Toilet emergency. Lake water. You know, Mother Nature's juice cleanse. Okay. Just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. There must be another way up. Sì, sì. Controlliamo un po' dell'edificio. Ci sono uscite d'emergenza. Greg ha detto qualcosa di in proposito. You know, Greg was talking about a fire drill earlier. Are there any kind of fire exits? Oh my god. Why didn't I think of that? Lobby, now. Ok. Parte che... Ok, sì. Ah, qua. Ok, sì, ho visto. E quindi? Cosa... Ah, di qua. Devo parlare con lei? No. All right. Let's see. There. Fire exit. It opens up to a staircase on the side of the building. But it'll definitely be locked from the inside. If one of us were to create a diversion, the other could slip upstairs and open the door. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Una scenata? Wait, really? Not a better idea? Figo! Spazio. Sono un pessimo attore. Aren't cops, like, trained to notice suspicious behavior? In effetti. I'm not exactly an amazing actor. Figure out something simple and commit. I have faith in you. Ok, proviamoci. Con chi, però? Ah, non mi indica nessuno. Con chi? Con chi? Non mi fa vedere niente adesso. Pensavo di dover guardare qualcosa qua. È palese, eh? Attenzione. Cosa? That pile of paperwork. What about it? I could tip it over. Kind of messy, but sure. Facciamolo, non importa. Aspetta, voglio vedere se c'è qualcos'altro. Voglio vedere se c'è dell'altro oltre a questo. No, c'è solo questo, mi sa tanto. Non c'è nient'altro. No. Cosa potrei fare? Cos'altro potrei fare? Ah, boh, facciamo questo. Vai. Jesus, Tyler, what happened? Sorry, I wasn't looking where I was going. Just leave that there. Ci abbiamo fatto, però. Vabbè, ma è stato palesissima come cosa, dai, cazzarola. All right. I'm in position. Ok. Turn right when you exit the station and follow the side of the building. The staircase will be right there. Sì, ma io vorrei sapere. C'è un delle password da vedere, cazzarola. Vabbè. Speriamo di trovarle poi. Ok, usciamocela. You head now? Devo andare, devo fumare, veramente no. Devo fumare. Yeah, I need a smoke. You should think about quitting. Only gets harder the longer you do it. Yeah, I know. While you're at it, get your sister to stop too. Visto che lo fanno, anche se io non lo farei mai, però. Anzi. Winter air. Okay, by the door. Ah, non sono ipocrita, quando ero ragazzo fumavo, mi è capitato di fumare, ma è una cosa che sconsiglio a tutti. Attenzione. Allora, annuncio servizio pubblico, servire e proteggere il nostro punto di partenza. La nostra commissione è guadagnare la tua fiducia, siamo con te. Hashtag siamo con te, oddio.
Buon 4 luglio, ricorda, nello stato dell'Alaska i fuochi d'artificio sono illegali. Puoi assistere a uno spettacolo pubblico di fuochi d'artificio. Meglio prevenire che curare. Cazzo, è una mera. Dipartimento di polizia di Delos Crossing. Allarme criminalità. Recentemente si sono verificati numerosi casi di furti di posta a Delos Crossing e nei dintorni. Alcuni cittadini hanno denunciato la scomparsa di pacchi e corrispondenza nelle cassette delle lettere, in particolare nei distretti di East Point e Alameda. La polizia di Delos Crossing esorta i cittadini ad aumentare la sorveglianza e ad acquistare cassette delle lettere munite di chiusura automatica. Si prega di riferire immediatamente qualsiasi attività sospetta. Se avete informazioni su potenziali sospetti, contattate il commissario Brown al... E ok. C'è altro che dobbiamo vedere qua. Fa un po' vedere, c'è una bicicletta qua. Vincenzi? Names them too. What's this one called? Duncan Rocket. Vincenzi? Come l'ha chiamato? Vincenzi? Bellissima sta cosa. Vincenzi. Staircase should be on the other side. Sì, lo so, ma io sto guardando tutto, sto guardando. A parte che qua c'è anche una. Fa vedere la macchina. Hey, which one's Brown's car? Why? Tagliargli le gomme, solo per curiosità. Tagliargli le gomme? Ma più che altro perché almeno così lo usiamo al defensivo. Ah, ci ho provato. Solo per curiosità. Ok. Vediamo qua. Questa qui l'abbiamo già letta. È sempre quella degli orsi. Ok, qua non c'è nient'altro. Io controllo per bene tutto, ragazzi. Vi avviso. Lo sapete ormai come gioco. Perché se ci sono oggetti, almeno li prendiamo subito. Anche perché è strano che ti fanno spesso vedere tutte queste cose. Vediamo qua. Is that supposed to be Greg's? LOL. Yeah. Well, no one knows for sure, but the resemblance is uncanny. Veramente? Cold case. Caso irrisolto, lol. Ok, allora lì c'è tecnicamente. Vediamo qua. Was that red warehouse part of the whole chicken farm business? You know it. It's a shooting range now. Ok, qua non possiamo andarci. Qua ci sono oggetti, cose, no? Se mi fa andare indietro, andiamo direttamente dove dobbiamo andare, eh? Fire exit's right behind me. Sì, lo so. È che io controllo tutto, controllo. Qua non c'è niente, ok. È bello però controllare tutto, ragazzi, perché si trova sempre cose particolari. Guarda. Shit. Where are you? Right here. Open the door. Eccoci. Quick, get in. Oh god, what did I just do? You took control of your destiny. Own it. Bella. Armeria. Vediamo un po' qua da lui. The police chief of Delos Crossing hosts charity events? Huh? Oh, yeah. The community social. Let's put the Vecchies next to... Can you not? If Eddie catches us in here... There's no turning back now. Ok. Vediamo. Comunità sociale onore agli anziani. Li invitiamo cordialmente a partecipare alla 34esima cena annuale con ballo. In onore degli anziani della nostra comunità per la conservazione dell'eredità Tingit. Ok. Ehi, Eddie, nel legato trovi l'invito per la cena annuale. Come sempre ho inserito la possibilità di portare un ospite, nella speranza che prima o poi lo sfrutterai. Ciao, Elliot. Ok. Qui non sfrutta la cosa. Vediamo se c'è altro. Brown really wants everyone to know what a fine, upstanding citizen he is, doesn't he? He's a genuinely good person. Saying that here makes me feel... Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. Vediamo.
You applied to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the hell? Lol. He just turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. Allora mi sa che c'aveva ragione Tyler. Adesso vediamo. Università di Yanou, Accademia di Belle Arti, 12/4/2009. Gentile signora Alison Ronan, sono lieta di informare che è stata ammessa al nostro programma estivo di drammaturgia contemporanea all'Accademia di Belle Arti dell'Università di Yanou. Siamo felici di poter lavorare con una candidata tanto appassionata. A nome dell'Accademia di Belle Arti le rivolgo i miei più sentiti complimenti. Può registrarsi e leggere di più riguardo a ciò che l'aspetta quest'estate sul nostro sito, dove sei candidata. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto di persona. Cordialmente, Shannon Strip. Ammissione al programma estivo. Ok. Looks like he's working with the Office of Child Services on a case. None of our business. Dipartimento dei servizi sociali, Edward Brown. Deposizione a Howard, Edwin Brown. 1-11, invio riuscito. Vabbè. Why is Brown on a first name basis with the director of Fireweed? Oh. What'd you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find and close the final invoice for resident Tyler Ronan. The Fireweed administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. Attenzione. That's a lot of money. More backdoors and secret moves. Maybe he didn't want to make you uncomfortable. Well, now I feel like I'm in his debt. Estratto conto, periodo di attività del conto, ok, 2012, boh. Centro istanziale di Fireweed, divisione servizi finanziari, assegni pagati a CRF a stampare il numero identificativo dell'assegno, soldi precedenti, ok. Spese di questo periodo 336, assicurazione sanitaria studente 721, tasse abitative 1800, pasti 400. Aiuti anticipati UNE, Heritage Foundation Garantation 800. Pagare l'importo nel 25/3/2012, le transazioni sono ripartite fino al 7/3/2012 a causa di rilascio prima del periodo trimestrale. In caso di domanda ci si prega di contattare la divisione dei servizi finanziari il più presto possibile. Eddie Brown, allegato trovi l'ultima fattura per il residente. Tyler Rona, l'amministrazione di Fairwood ti ringrazia per tutto il supporto che ci hai dato in questi anni. Con affetto, William Emerson. Se non continui a sbadigliare, magari ci fai un piacere, la butto lì. Continua a sbadigliare, dai. You finding anything? No. Huh. The Dallas Police Force is getting a new officer. Finally. This guy has a record. And not a short one. Why is he even in the running? Shh. Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. There's always a choice. Colpevole, 6 mesi ufficio di penitenziario e 1 anno di libertà vigilata. Rapina armata armata. Corte di stato. Ok. Donald Moort. Alaska, crimine organizzato, traffico. Maschio caucasico. Fuga per evitare persecuzione, prestata testimonianza. Corte di stato nord di Finebank. Reato minore, colpevole, possesso uso di droga e di strumenti relativi. Si dichiara colpevole e responsabile. Ok. In effetti è strano comunque. Donald Mermant. Esperienza lavorativa, esercizio US militare. Responsabilità. Responsabile dell'azione del team. Assistenza dell'assistamento dei subordinati. Manutenzione e equipaggiamento. Artista del sandwich presso Metro Sandwiches dal 1999 al 2000. Sono praticamente dei curriculum. Responsabilità, supervisione della creazione del sandwich, utilizzo della cassa per la transizione commerciale per i clienti, leader motivazionale. Istruzione, scuola superiore del North Pole, diploma sviluppo educativo generale, potrebbe andare bene, appunto, su Post-it. E questo? Congedo generale, con onore delle forze armate degli Stati Uniti d'America, con la presente si certifica che Donald M. è morto, soldato di prima classe, esercito regolare, è stato congedato dall'esercito degli Stati Uniti il 26 aprile 2012 con onore. Firmato Jack Miller, maggiore TC. Faccio veloce a leggere, scusate ragazzi, ma più che altro perché è un problema se per caso... Adesso guardiamo. È un problema se per caso, appunto, arriva. Apriamo. L'alce. Prendi. Hey you. Attenzione. Adesso guardiamo. Though we are destined to burn, we emerge as stardust. Is that... Oh no.
Oh yes. Burn it. Burn it with fire. Galleggiando tra le Perseidi ti cerco, mia Rastaban, nella testa del dragone. Vago in solitudine mentre altre stelle bruciano nella mia zona, ma non le posso vedere perché ho occhi solo per te, e spingo le altre fuori dalla mia Via Lattea, verso un'altra galassia. Tolgo i gradienti per vedere meglio il tuo splendore, e anche se siamo destinati a bruciare, emergiamo come polvere di stelle e creiamo un universo nuovo dove ci siamo solo io e te. Altra roba non ce n'è. Ok. Allora, collezionabile, l'alce vigorosa. The stalwart moose is a kind and loyal animal. He always criticizes the goblins for their tricks, but he actually likes them. Mi dispiace che abbiamo saltato uno, cavolo, però vabbè. Aspettate, qua abbiamo visto la foto. Oh, look at you. Ronan, perfect daughter. Can we stay focused, please? Ok. Vediamo le mail. Wow. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. R68653. Riguardo alla sua richiesta di stamattina, a proposito del caso Ronan, non è stato ancora digitalizzato, perciò può trovare i documenti originali negli archivi per ulteriori riferimenti. Le trascrizioni delle telefonate sono state tolte, ma può trovare chiamate digitalizzate nell'appendice. Mi faccia sapere se ha bisogno di altro Thomas Arbor, dipartimento di polizia di Dross Crossing. Tom invited Eddie over for dinner? Attenzione. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. Buongiorno commissario, te e io vorremmo invitare a cena da noi giovedì sera. So che non può dire di no al suo salmone arrosto. Non l'ho pescato di persona, ma è fresco di stamattina. Presto Thomas Vecchi, vieni, vidi Vecchi. Tom Vecchi sindaco. Training pregiudizio implicito. Buongiorno a tutti, ricordate che la vostra presenza è richiesta per mercoledì 11 novembre alle 13. Ho bisogno che siete tutti perciò chiedo a chi non potrà esserci di farlo presente subito e fissare un altro appuntamento. Come detto stamattina parleremo di pregiudizio implicito. Non è una punizione, non ha niente a che vedere con il licenziamento di Randy Spears. Possiamo tutti beneficiare di questa discussione, a prescindere da chi siamo. In allegato trovate il materiale che sarà argomento di discussione e sono a disposizione se avete delle domande, come sarà Eddie Brown. Promemoria evento consiglio cittadino. Vi ricordiamo che la prossima assemblea del consiglio si terrà sabato 15 di novembre 2015 alle 10 per la sala degli eventi del consiglio di Juno. Vi aspettiamo. Nacho mama? What? Cacchio, qualcuno le ha pisciato nei cereali stamattina. Hai fatto, rispondi a tutti, genio. Cacchio, qualcuno ha pisciato nei cereali stamattina. Gente, siamo tutti adulti qui. Chi continua a lasciare i piatti sporchi nel lavandino sarà meglio che impari a pulire. Lo ficcherò io personalmente nella vostra via, così impara come si fa. Cordialmente Maria Oliviardi, dipartimento della polizia di Dross Crossing. Ah, bastava che scorressi così. Ok, non c'è nient'altro, direi. Comunque, R68653. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Ok, usciamo. Foto. E vediamo anche questo. How old is Brown? Oh, wow. Graduated really young. Accademia di addestramento e pertinente di polizia pubblica e sicurezza. Si certifica che Edward Brown, avendo completato l'addestramento richiesto a seguito della nomina del dipartimento di polizia di Dross Crossing, riceve il diploma avanzato di pubblica sicurezza. Polizia investigativa. 29 marzo 1994. Ok. E altre cose non ne vedo, ragazzi, quindi direi che possiamo andarcene da qua. E cosa c'è qua per terra? Ah, l'ha presa. E andarcene direi assolutamente qua. Esatto. Brava. Cosa? Ah sì. Allora, qua c'è un codice. Privato. Bagno. I guess we should look up that reference in the archives. Esamina. Please tell me you know what the code is. The highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside all the time. The keypad does this little tune. Dum da dee doo. Seriously? Go on, try. Allora. Niente. You're pressing the wrong numbers. Ah, dan dan dabi doo ha detto.
D. No. Aspetta. How did that tune go again? Dum da dee do. Dum. Dum era Doom o Dum? Orco 2. How did that tune go again? Dum da dee do. Ok. Da. Secondo me sono questi qua i numeri. Quindi dovrebbe essere Dum. Dum da dee do. Dum. Da. No, è Du questo qua. Arco 2, ce la posso fare, forse. How did that tune go again? Dum da dee do. Allora, Dum. Da. No, è di questo. E da è questo, giusto? Esatto. Allora, vai, dai, forza che se lo faccio. How did that tune go again? Dum da dee do. Dum. Da. Di. No, è Du. Oh, ce la posso fare. How did that tune go again? Sì. Da di Du. Ok. Perché si vede che sono quelli più messi male come numeri. Du. Yes. Bella. 14.000 volte abbiamo sbagliato, ma va bene. Attenzione. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Magari chiudete la porta, ragazzi. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. Vado a fare il palo. What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. 68653. Look it up. Oh. Look it up, she says. Ok. Linee guida, risoluzione e colore, profondità di bit, foramento, frame master, estensione. Materiale testuale senza immagini, minimo 150, ideale 400, scala di grigi 8, JPEG 2000 o TIFF. Materiali testuali con illustrazione minimo. Vabbè, queste sono tutte le varie forme di archivio. I casi chiusi fino al 1990 sono stati esaminati. I casi chiusi rimanenti sono nell'angolo a sinistra. Contattatemi all'12A se dovete trovare qualcosa, Wilson. Ok. A sinistra. Qua da destra. Qui andiamo prima a destra a vedere se c'è qualcosa. Nope. Not this one either. No, that's not it. Ok. Qualcosa non ce ne sono. Andiamo. Nope. Well, not this one either. No, that's not it. Nope. Not this one either. That's not it. Nope. You finding anything? A proposito del numero di quel fascicolo? Huh. What was that reference number again? Not this one either. No. That's not it. Nope. Niente. Not this one either. No. That's not it. Nope. Well. No. Not this one either. No. In realtà li sto guardando tutti, li sto guardando per evenienze. Nope. This one either. No, that's not it. Eccolo qua. Ce n'era forse ancora uno che potevamo vedere, ma fa niente. E che volevo vedere se per caso ci dovevamo trovare qualcosa. Eccolo qua. Looks like a step-by-step record of the investigation. Registrazione cronologica. Indagine caso 68653 10305. È stato notificato dal mio partner, l'agente Christian Holt. Un incidente al 12 di Canning Road, Delos Crossing a K7477. Una donna bianca identificata come Mary Ann Ronan è caduta nel lago dal molo. Registrazione audio numero 36359-36360 Brown. Holt e io arriviamo sulla scena. L'agente di pattuglia J. Chan 5622 ci informa dell'incidente Brown. Individuati i testimoni, nome del minore secretato Ronan e nome del minore secretato Ronan.
a cui Marianne Ronan è la madre. Non è stato possibile ottenere da loro una testimonianza perché erano in stato di shock. I minori sono stati affidati ad agenti di pattuglia J. Chan Brown. T. Dickens, il coroner, arriva sulla scena a prendere le impronte della vittima. O'Tully, tecnico di laboratorio delle scientifiche, 5629, sulla scena. Fotografa la scena e recupera le fucile Razzler 3121 privo di licenza. Proiettili recuperati dal luogo fienile Brown. So far, I'm not seeing anything we didn't know already. It does reference some other files and audio recordings, though. You might be able to look those up on the computer. Sì, adesso ricerco. The file hasn't been digitized yet. They may already have it in the appendix. Il coroner ha prelevato il corpo e sgombrato la scena, Brown. L'interrogatorio con i minori della stazione affermano che dopo il taglio di capelli di eseguito da una sua sorella, Marianne Ronan ha minacciato con un'arma da fuoco. Quando ha cominciato a fuggire, Marianne si è data al suo inseguimento lungo il molo. Ha accoltellato M.A. Ronan, che stava proseguendo con le minacce. Poi M.A. è caduta nell'acqua. I minori affermano di aver chiamato il 911 poco dopo, Brown. Scena del delitto setacciata. Paio di forbici nominato da... non recuperato, Brown. Ha presentato questo caso a procuratore distrettuale B. Cruz. Ha ricevuto un'accusa di omicidio. Caso da Brown. Ok. Quindi non c'è nient'altro. Va bene. Quindi computer adesso. There might be other references on the computer. Sì, ci vado. All right, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Marianne Ronan, March 1st, 2005. Sì, Marianne Ronan. Rapporto del reato 0235 Brown. Rapporto omicidio 24. Ok. Archivio 05 R6 1889. R6 2766. Quindi 61 88 9 62 7 66. References 05 R62 766. Ok, cerchiamo. Questo è uno. No, that's not it. You finding anything? 62 questo? No? 72. Not this one either. Where's the damn box? Well, non lo vedo. Ragazzi, non lo vedo. A proposito, il numero di quel fascicolo? 05 R62 766. 62. 62 non c'ho niente con 62 però qua. 5243. C'è ansia, ragazzi, c'è ansia. Dove cazzo non lo trovo sto fascicolo? 62. No, that's not it. Nope. No, that's not it. Nope. Not this one either. Where's the damn box? No, that's not it. No. Nope. Niente. You finding anything? Dammi un minuto. Just give me. Not this one either. No, nope. Not this one either. Where's the damn box? Well, no, nope. No, that's nope. Not this, no. That's not it. Nope. Well, se la vi faccio con te qui. You know, it'd go a lot faster if you were here to help. Well, it'd go a lot slower if we got caught. So. Ho capito, ma non c'è il numero, cioè da dove caspita vado a cercarlo? Quel numero lì non lo trovo. Allora, 60... aspettate che mi segno sti cavolo di numeri, perché ho già capito che altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Mi sembra strano comunque. 61, 88, 9. 62, 7, 6, 6. Ok. Indietro. 6-2. Qua c'è il 6-6. Qua c'è il 6-3.
Qua c'è il 6-8, qua c'è il 6-1. Ce n'è uno col 6-1? C'è solo 6-2 e c'è 6-1-8-8-9. Questo. Come no? Ragazzi, io... No, that's not it. Nope. Not this one, no. That's allora, not it. Ragazzi, sono pochi, non è che ce ne sono mille. Nope. No? No. Not this one either. No. Neanche that's questo. Not it. Nope. Not this one either. No, that's not it. Nope. Ma ci sono altri che non vedo o sono io che sono orbo, ragazzi? Non vedo nient'altro, ragazzi, qua. Cioè, veramente, vi giuro, sto scherzando perché non vedo niente. No. Scusa, ma dice tutti no. Ma vaffanbrodo, è qua? Ma non è no, porco Giuda. Ok. Rapporto autopsia. Classe autopsia A, 2035-930, Gray. Deceduta durante il trasporto post-affogamento, 42 anni, femmina. Ferita da taglio, regione lombare, sinistra, dovuta ad attacco critico con forbice della figlia. Anamnesi ignota. Esame esterno, schiuma insanguinata in naso e bocca. Edema cerebrale, polmoni invasi dall'acqua. Edema polmonare critico ed enfisema acquoso. Stomaco dilatato, dovuto a contenuto di fluido. Ferita da taglio pulita da 7,5 cm, regione lombare sinistra, 2,5 cm sopra spina iliaca, postero superiore, sembra antemortem, SUTC, fluido in seni paranasali più trachea, versamenti pleurici bilaterali, esame del sangue, tracce di inalazione di acqua dolce, emolisi diffusa, basso A, alto K. Altre cause che hanno contribuito ma non sono correlate all'immediata causa della morte. Naturali suicidio, omicidio, accidente impossibile da determinare. Se diverse le cause naturali. Come si sono verificate le lesioni tramite le forbici? La vittima è caduta dal molo nell'acqua ghiacciata del lago. L'operazione è stata eseguita per una delle cause elencate sopra? No. Acquisizione organo, tecnico. Se Silvia, testimone dell'autopsia, detective Eddie Brown. Nessuna prova recuperata dall'autopsia. Descrizione oggetto. Ferita a taglio 15 cm, non letale. Morte per annegamento. Esame del precedente tramite DME. Etichetta corpo, vestiti, raggi, etichetta processo speciale. Cartella clinica, foto della scena. Inserimento sangue prelevato da SS Search. Esame tossicologico. No sangue. Imbalsamato, 24 ore in ospedale. Decomposto, altro. Campioni, raccolti da MG più SS. Sangue dal cuore, sangue dal femore. Bile, fegato, urina, contenuto dello stomaco, cervello, milza, reni, vitreo, contenitore normale, grande, analisi tossicologiche ordinate, screen, alcol, monossido di carbonio, screen, neogen, analisi positivo. Ok. Sempre qua devo leggere? Ne manca ancora uno? There might be other references on the computer. Guardiamo nel computer. Allora, figlie di Ronan. 1 marzo 2005. Audio. Dallas Crossing Police Department. Hello? Hello? Hello, I can hear you. It's my mom. She fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. We're home. Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? 12 Cannery Road. Please, hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up! Okay. Questo era l'audio della conversazione. Archivio 6189. Rapporto omicidio. Informazione vittima più riassunto reato. Ok. References 05R61889. E sarà di nuovo qua? No, secondo me 6189 è questo. There. Ok, stavolta ce l'abbiamo fatta.
ok. Rapporto del reato, rapporto di omicidio, vittima nome Marianne Ronan, razza caucasica, genere femminile, 165 cm, 62 kg, età 41 anni, 8 luglio 1964. Lingua straniera parlata nessuna, occupazione disoccupata, luogo dell'evento 12 canali road dell'Os Crossing e Key. Data dell'evento 1-3-22-1-3-5-22, data dell'evento riportata al Dipartimento di Polizia 22-29, vabbè. Lungo il molo della riva del lago, la vittima ha minacciato con un'arma da fuoco che era poi accoltellata con un paio di forbici. Conseguentemente la vittima è caduta nel lago. Agenti che hanno redatto il rapporto, iniziale, cognome, numero della serie Dick Dettaglio e Brown Cicolt. Persone coinvolte, nome del Ronan, razza bianca, ok. Razza bianca, ok, vabbè, questi qua sono loro praticamente. Rapporto prove combinato, oggetto 1, quantità 1, articolo fucile, numero di serie, proprietà registrato Samuel A. Kansky, laser 3121, 9 mm scuro. Found a summary of everything. Wow, this is a real detective novel. Brown's quite the wordsmith. He's not a writer, Tyler. Vicenda narrata, riassunto reato. Il 1 marzo 2005, intorno alle 22, la vittima Marianne Ronan, donna bianca di 41 anni, è uscita di casa ed è entrata nel garage per caricare un fucile Raser 3121 da 9 mm. Poco dopo, di 11 anni, ha fatto il suo ingresso nel garage per mostrare il suo nuovo taglio di cappelli eseguito dalla sorella. Secondo quanto affermato, quando Marianne ha visto i suoi cappelli si è arrabbiata e ha cominciato a preferire minacce nei suoi confronti con il fucile. Ha cominciato a fuggire dal garage verso il lago, chiamando aiuto. Marianne, ancora armata, si è data al suo inseguimento lungo il molo sul lato sud della proprietà. A causa del rumore, anche la testimone è uscita dalla casa e si è diretta verso il molo dove ha visto difendersi dalla minaccia di Marianne, coltellandola con un paio di forbici. I testimoni affermano che in quel momento Emma Ronan ha perso conoscenza ed è caduta nel lago. Alle 22.29 Chris Holt, agente di Dipartimento di Polizia di Delos Crossing 55899, ha ricevuto una chiamata da con i dettagli dell'incidente. Diociano, ufficiale di pattuglia del 5622, è stato mandato sulla scena. Dopo il suo arrivo hanno delimitato la zona, avviato un registro per la scena del delitto e cominciato a occuparsi di Ronan. Vedere le loro dichiarazioni per descrizioni ulteriori. Notifica degli investigatori. Il 1 marzo 2005 agente Christian Holt ha avvisato l'incidente del suo partner Eddie Brown per telefono, prima di essere andato sulla scena. Indagine. Holt e Brown sono arrivati sulla scena alle 22.58. Hanno notato che la scena del delitto era interamente all'aperto. Canary Road era una strada isolata che comprende poche abitazioni residenziali. Gli investigatori hanno notato un fucile Razzler carico sul molo. Nessun colpo era stato sparato. Hanno ordinato al personale della scientifica di recuperare gli oggetti. Gli agenti si sono diretti verso i testimoni. Ronan e Ronan. La testimone Ronan ha confermato di aver sentito urlare mentre era al di sopra della sua camera. È corsa giù per le scale dalla finestra della cucina, ha visto e la madre Marianne al molo. Marianne stava professando minacce con il fucile. Ha provato a scappare, ma Marianne minacciava di sparare. Stando a quanto testimoniato, la madre ha detto: ti ammazzo. Ronan allora ha accoltellato la madre con le forbici, tentando di scappare. Marianne Ronan poi è caduta nell'acqua priva di sensi. Prova, oggetto numero 1, laser 321, 9 mm. Fai riferimento al rapporto della scientifica per ulteriori dettagli. C'è tantissimo da leggere, cacchio. Pensavo leggessero loro. Ok, quindi andiamo. Fermalo. Di che sono in bagno. Portalo nel suo ufficio. Di che sto fumando una sigaretta. Ok. Allora, registrazione 1 marzo 2005. Già sentito. Voglio sentire registrazione Eddie Brown. No, figlia di Ronan. Già sentito. Marianne, niente. 1 marzo Eddie Brown. Già sentito. Figlia di Ronan. Già sentito. Marianne. Già fatto. Eddie Brown. Eccolo qua. Ok. Indietro. I need to check out 05 Nope. Not this one either. Nope. You finding anything? Not this one either. Forse qua, no? 05. No, that's not it. Nope. 05 05 05. Eccolo qua. Perfetto, trovata.
Unbelievable. Brown reported Marianne to Child Services. What? Where are you? What's going on? Attenzione. Dipartimento dei servizi sociali. Edward Brown, deposizione famiglia Ronan. Invio riuscito. Ok. Minchia, si scopre di tutto di più, quindi. Minchia, ragazzi, si sta infittendo tantissimo la situazione. Andiamo qua, allora. Allora, servizi minorili. Figlio di Ronan. Eccolo qua. R68 vari, modulo di missione ospedaliera, modulo di rilascio Ronan. R68. Reference is 05 R68 MISC. 05. Questo forse? Ok. Ormai sta andando secco, ragazzi, vai. Why is that here? Clinica San Medio, cognome paziente Ronan, ok. Cognome del paziente Ronan, ma non c'è scritto chi è. Diagnosi di commozione cerebrale, descrizione dei sintomi, pressione del cranio, mal di testa, perdita di coscienza, nausea, confusione, rilascio ospedaliero. Io, nome del paziente del tutore legale Tessa Vecchi, con la presente esonero, la clinica San Medio dà la responsabilità di seguire il paziente come da termine del presente accordo dell'esonero. Ho letto e compreso il presente modulo di dimissione dell'ospedale. Firma del paziente. Timbro dell'ospedale. Ma si parla della madre, quindi aveva dei problemi a livello pressione del cranio. Mal di testa. Perdita di coscienza, nausea, confusione. Ok. Quindi Tessa era intervenuta. Madonna, ragazzi, mi sento Sherlock Holmes, cazzo. Ok, vai. Tessa Vecchi, Marianne. Rapporto furto di vecchi, rapporto abbandono di minore. Ok, I need to check out 2015. Eccolo. Perfetto, perfetto, ragazzi. What the hell? Tessa accused her of child neglect. Dipartimento di polizia di Dallas Crossing, nessun rapporto incidente. Tipo incidente furto. Ok, ok, rapporto archiviato. Negozio, taccheggio, persone associate, persone che ha effettuato la segnalazione, Tessa Vecchi. Marianne Ronan, vicenda narrativa 3101, nome e grado d'agente Eddie Brown agente, vicenda narrata. Il 310105 alle 10.45 circa, Marianne Ronan è entrata nel negozio Veni, Vidi, Vecchia e di proprietà di Thomas e Tessa Vecchi. La signora Vecchia afferma di aver osservato Ronan girare per i corridoi per circa 10 minuti, mentre chiacchierava direttamente con lei. La signora Vecchia afferma che si trovava nella cassa e quindi non aveva sempre un contatto visivo con Ronan. Vecchi ha affermato che dopo quei 10 minuti Ronan ha chiesto ai Vecchi se avesse un incenso antizanzare naturale. Vecchi ha detto Ronan che non lo aveva, ma le ha detto che credeva fosse una richiesta strana, dato che era inverno. Ronan poi se n'è andata senza acquistare nulla. Vecchi afferma che dopo circa 5 minuti è tornata nel corridoio che aveva percorso Ronan e ha scoperto che mancava una scatola di detergente. Vecchi afferma che aveva appena rifornito gli scaffali e che nessuno è stato in negozio quella mattina. Vecchi sostiene di aver già avuto il sospetto che Ronan rubasse il negozio, in particolar modo con l'aiuto delle sue figlie. Vecchi ha affermato di avere anche ragione di sospettare che Ronan fosse colpevole di trascurare le figlie. Non mangiano e sono esposte a ogni genere di influenze inappropriate. Vecchi crede che probabilmente in casa si verificano degli abusi. Cavolo. Madonna, quanto stiamo scoprendo, ragazzi, mamma mia. Sto facendo un attimo. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Get out. Uncle, we didn't mean to. I'm not going to repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said move it. Attenzione. Hey. Get off me. Rather spend the night here? Come on. I said don't fucking touch me. Go on. And consider yourselves lucky, your family. Mi prendi per il culo? Parliamo in privato. You're right. Family. And for Allison's sake, we should talk. About what?
We saw our file. We know about social services. Why? Why did you turn your back on her? Why did Tessa... Bravo. Attenzione. Okay. Yeah. You're right. We need to talk.